Bene, ciao ragazzi, benvenuti. Quest'oggi stiamo facendo la video recensione di un prodotto particolare di produzione cinese, della ormai direi quasi conosciutissima THL, il V8S. Andiamo subito a vedere la confezione. Questo è il telefono e lo vediamo più tardi. Vediamo cosa comprende la confezione. Abbiamo questa direi molto pratica flip cover che vi vado ad aprire, eccola. Praticamente si mette dietro al telefono questa parte e questa fa da flip, più una seconda batteria. Bene, appoggio questa di qua, poi la rimetto dopo. Abbiamo una quick start guide, quindi una guida rapida, direi davvero abbastanza completa per chi vuole iniziare a vedere qualcosa sul telefono subito, naturalmente in inglese. Abbiamo poi questa screen guard, quindi questa pellicola che può essere applicata sul telefono. Poi abbiamo questo che sarebbe il cavo classico USB mini USB. Poi abbiamo questo caricatore per le automobili. Il caricatore classico, quindi da attaccare alla presa di corrente, e poi queste cuffie di si sembrano di buona fattura in ear a cavo piatto. Quindi direi una confezione davvero ricchissima rispetto al solito, quindi con addirittura un proteggischermo, con una doppia batteria, con il caricatore da auto e con anche appunto questa bellissima flip cover e la doppia batteria. Bene, direi allora a questo punto di togliere tutta la confezione e di andare a concentrarci su quello che riguarda il telefono. Quindi togliamo la confezione e andiamo a parlare del telefono. Allora, il telefono monta come sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Poi, naturalmente, se ci sono altri upgrade, saranno disponibili sul telefono, quindi come qualsiasi altra casa di produzione di telefoni. Poi abbiamo come CPU abbiamo un processore quad-core 1.5 GHz, il MediaTek 6589. È un dual SIM, quindi ci permette di utilizzare contemporaneamente due SIM ed è anche 3G UMTS, quindi HSDPA. E la fotocamera principale, ci sarebbe quella posteriore, questa qui è da 13 megapixel con il flash LED e autofocus. La fotocamera invece frontale è da 5 megapixel e vengono fatti video a 720p. Poi andiamo a vedere cosa c'è. Allora, abbiamo il sensore di prossimità di luminosità e la fotocamera frontale, il padellino auricolare, lo stemma THL, lo schermo, il tasto fisico, questo centrale, più i tasti che si vanno a illuminare, ecco che li illumino, a sinistra e a destra, quindi il tasto indietro e il tasto opzioni. Poi sul lato sinistro abbiamo il bilanciere del volume, sul lato superiore l'ingresso mini USB e jack da 3,5, a destra il tasto di accensione e spegnimento del volume, sotto nulla, o meglio forse abbiamo un microfono. Dietro abbiamo già detto della camera, del logo del flash, del logo THL e vabbè, dello slogan di THL e lo speaker che ha questo giro per essere rialzato e quindi non far morire il suono sulla superficie in cui viene poggiato in caso sia assorbente. Bene, direi allora di continuare a parlare delle caratteristiche del prodotto una volta viste queste caratteristiche. È Wi-Fi hotspot, quindi sia di ricezione BGAN che hotspot Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, lo schermo, ecco, è da 5 pollici con Gorilla Glass, da 16 milioni di colori, Full HD, quindi a 1920x1080 pixel, quindi un bello schermo. Poi andremo a vedere. La memoria interna è da 32 GB, di cui liberi ne vengono lasciati 26, come potremo poi vedere. La RAM è da 2 GB e
E sarà, appunto, è anche espandibile però tramite micro SD. Infatti, ora vi vado ad aprire il telefono, si apre qui sotto e vi faccio vedere come abbiamo qui, oltre alla batteria, l'alloggiamento per le due SIM in formato standard e l'alloggiamento per la micro SD. Abbiamo poi i sensori di gravità, di prossimità, che vi ho già detto, di luminosità, l'accelerometro e il giroscopio. La batteria è da 2000 mAh. Le dimensioni, per concludere, sono 144 di, scusatemi, 144 di lunghezza per 73,6 di larghezza e 9,9 i millimetri di spessore. Bene, dopo aver detto tutte quante le caratteristiche, direi allora di andare a parlare del telefono. Prima di tutto parlerei della funzionalità dual SIM. Direi quindi di andare a fare una chiamata. Per esempio, qui abbiamo ecco, vi dico subito che qui ho inserito una sola SIM, ma funziona bene con entrambe le SIM. L'ho già provata, purtroppo ho alcuni telefoni da provare, quindi molte SIM le ho fuori, o comunque montate su altri telefoni, però vi faccio vedere subito come funziona al meglio questa la possibilità di andare a settare le due SIM. Infatti, come potete vedere, qui ho inserito una SIM sola di PosteMobile, ma qualora avessi avuto due SIM, posso scegliere di mettere le due SIM e switcharne una o l'altra, e poi di scegliere se fare chiamata vocale con una o con l'altra, la videochiamata con una o con l'altra, oppure se andare a fare andare a fare i messaggi con una con l'altra SIM e la connessione dati, quale delle due scegliere. Quindi, buona la personalizzazione che si può fare appunto su questo telefono per l'utilizzo delle due SIM. Quindi, detto questo, le due SIM funzionano bene quando, per esempio, siamo nei messaggi. In base alla SIM che abbiamo scelto, possiamo andare a scrivere i messaggi oppure possiamo andare a settare quale delle due SIM utilizzare oppure scegliere di volta in volta su quale delle due mandare i messaggi. Intanto direi di andare a provare la tastiera, vi avvicino il telefono e devo dire che la tastiera è buona, però c'è un qualcosa che mi convince forse un po' di meno rispetto ad altri telefoni. Perché vi spiego, vi faccio vedere. Io provo a scrivere con la mia velocità, che in genere uso, e con lo stesso pressione che faccio normalmente su qualsiasi telefono che utilizzo. Perlomeno io utilizzo un Alcatel, un Samsung S4, quindi comunque telefoni di adesso, ma che alcuni magari più costosi, altri meno. Però, come potete vedere, se io vado a fare questa digitata, alle volte salto delle parole. Poi devo dire che c'è il correttore buono che mi aiuta. Però questa tastiera, ecco, per scrivere al meglio su questa tastiera direi che la velocità deve essere un po' limitata, quindi la metterei così, ecco, come in questo modo la tastiera comincia a recepire al meglio. Però e direi anche di pigiare leggermente più potente, più forte, ma di poco, rispetto a altre tastiere per avere un feedback migliore. Comunque, direi che il prezzo di questo telefono è davvero buono. E quindi, per questo motivo, poi sul prezzo ci dilungheremo poi, e ci permette anche di sopperire a queste piccole mancanze che poi non sono così gravi. Bene, quindi, una volta detto questo, direi di parlare a questo punto di internet, che è una delle cose più importanti. E quindi, ecco che ho già aperto The Verge, e The Verge praticamente ci permette di andare a vedere. Scusate, mi ho sbagliato. Questo sito ci permette, data la sua pesantezza, di andare a vedere come si comporta quindi questo dispositivo sul web. Quindi apriamo The Verge, vediamo un pochino il tempo che ci mette, la risposta che ci dà il telefono, quindi in apertura di questo sito. Direi buono, vado a fare subito il pinch out, il pinch in, quindi zoom sul telefono, vado a fare subito uno scrolling. Ecco, lo scrolling magari l'ho fatto un po' troppo rapido, però ecco che ha caricato il telefono.
e ci permette quindi di andare ad utilizzare già subito al meglio il telefono. Quindi direi che il sito viene letto benissimo e non abbiamo problemi di sorta, come infatti potete vedere, vado a fare pane, eccetera. Magari ecco, proviamo a fare un doppio tap per vedere. Oh, scusatemi, ho cliccato. Vabbè, nel frattempo vediamo anche come funziona nel cliccare un sito e un articolo. Ecco qua. Facciamo per esempio un doppio tap. Ecco, il doppio tap, devo dire che, come me l'ho già accorto l'altra volta, funziona davvero, davvero bene. Mi ha subito fatto la rimpaginazione del testo e ci permette quindi di andare a leggere tranquillamente e senza problemi. Anche il contrasto dello schermo e la definizione ottima di questo Full HD, devo dire che ci permette di leggere al meglio anche a questa distanza, direi, senza problemi, i testi. Quindi, buona lo schermo, buona la navigazione su questo, dispositivo. Ora, già che ci siamo, direi, ho visto qui status GPS, direi di attaccare il GPS. Nel frattempo vi faccio vedere i toggle che sono possibili attivare. Ecco, attiviamo il GPS e lasciamo status GPS a girare qualche secondo. Vediamo un pochino come si comporta il telefono per vedere qual è la velocità che il telefono ha in agganciarsi ai satelliti e qual è quindi la reattività quindi del GPS. Ecco, abbiamo già messo da qualche secondo ormai il dispositivo in. Ecco, scusate che si è tolto lo schermo, riaccendo. Dicevo, abbiamo già messo da un po' il dispositivo a cercare il GPS, però purtroppo, come potete rendervi conto da voi, il dispositivo non sta agganciando su nessun satellite. E in effetti abbiamo visto che. Comincia ad avere, quando abbiamo provato questo telefono, ha avuto diciamo qualche problemino, ecco, per quanto riguarda l'aggancio ai satelliti. Vi dico già che ci ha messo diversi minuti a aspettare che il cellulare si agganciasse ai satelliti, quindi devo dire che da questo punto di vista il telefono non si comporta proprio benissimo. Ecco, quindi magari quando andiamo a fare la navigazione è meglio utilizzare anche internet. In quel caso il Google Maps funziona benissimo. Bene, allora direi a questo punto di andare, dato che prima mi sono distratto Ok, ho sbagliato, scusatemi, il 160 volevo chiamare, che è il numero di. Il numero del servizio clienti di PosteMobile, visto che prima non ve l'ho fatto sentire, ecco qua. Benvenuto nel servizio clienti PosteMobile per i privati. La chiamata è gratuita dall'Italia per il numero di PosteMobile e rete fissa Telecom Italia. Per tutte le altre chiamate da fisso o mobile sarà applicata la tariffa prevista dal proprio operatore Allora, telefonico. il GPS, scusatemi, l'audio in chiamata non è altissimo, perlomeno per quanto riguarda la viva voce, però sinceramente è anche basso il ritorno che ci viene dal numero clienti di PosteMobile, perché in altre situazioni, quando parlavo con amici, sinceramente mi sembrava più alto, però non ve l'aspettate altissimo. Buono, invece. Sia la ricezione per quanto riguarda il telefono e anche l'audio in chiamata ci è sembrato di buon livello senza nessun tipo di problema. Forse rispetto ad altri dispositivi il telefono mi sembra un pochino più, ve lo faccio vedere qui, le tacche ora sono 3 di wifi, alle volte diventano 1, alle volte diventano 2, magari è lievemente inferiore alla ricezione GPS, ma devo dire che non abbiamo avuto problemi da questo punto di vista. Ecco, ora è scesa a 2. In genere altri dispositivi mi rimangono quasi sempre sui 3 e sui 4 da questa zona, ma non è, ripeto, non è un grosso problema. Bene, fatto questo, allora direi di andarci a vedere in galleria un po' di foto che ho scattato con questo dispositivo.
Ecco, questa è una foto scattata con questo dispositivo e devo dire che la foto è venuta davvero molto molto bene. Eccola qua. Devo dire che mi permette di fare macro e di fare anche un grosso ingrandimento come sto facendo in questo momento senza perdere però di definizione la foto. Quindi direi buona, buona, davvero buona questa fotocamera. Infatti mi è piaciuta davvero particolarmente. Perfetto, direi buona fotocamera, questo è un video e devo dire che anche il video è davvero davvero buono, mi è piaciuto. Eccolo, lo allontano un Ciao pochino. ragazzi, stiamo facendo questa ripresa video con il THL V8S. Stiamo vedendo un po' come si comporta anche andando a fare il zoom. Devo dire, anche quando vado a fare lo zoom, è vero che comunque siamo in presenza di uno zoom digitale, ma il telefono devo dire che non si comporta così male, anche lo zoom mi sembra di buon livello. Insomma, è davvero una buona fotocamera, specie per le foto, ma anche i video vengono fatti bene e già che ci siamo vorrei allora andare a provare in diretta la fotocamera, far vedere anche quali sono le opzioni disponibili. Abbiamo quindi informazioni sulla posizione, l'esposizione, l'effetto colore, il bilanciamento del bianco, proprietà immagini, l'antisfarfaglio, rivelamento volto, autoscatto, sequenza di scatti, dimensione foto, la massima è il 13 megapixel, l'ISO. E di qua abbiamo vabbè, il microfono, modalità audio, intervallo del rallentatore, effetti e qualità video, fine, come quello che ho messo io, quindi in HD. Quindi direi allora di prendere come soggetto il nostro classico appunto matita e direi andare a fare una foto allora, dato che comunque il tempo si è coperto improvvisamente e stiamo arrivando quasi al buio, faccio questa foto e poi vado ad accendere la luce così ci vediamo anche un po' meglio e direi di fare appunto questa foto. Ok, un attimo che inquadro meglio per vedere anche un po' al buio come si comporta il telefono. Ok, facciamo questa prova, diciamo, live e vediamo un po' dove le ha messe le foto, forse non le ho salvate. Ah, ok, ora le ha salvate. Prima no, scusate, mi ho sbagliato io. Ok. Vabbè, insomma, non capisco perché, ecco, questo forse è un piccolo bug, dell'altra volta non mi ero accorto, forse perché io vado a scattare la foto, vedete? Ok, però mi fa salvataggio di immagine, ma... Ecco, ora sì, questa c'è, però non capisco perché le altre no. Quindi forse ricordatevi quando fate foto con questo telefono, tenete premuto un po' di più forse lo scatto per permettere di fare foto. Comunque, le foto quando siamo all'oscuro vengono abbastanza bene, non abbiamo davvero alcun tipo di problema a usare il flash. Non fate caso che questa è venuta un po' mossa, ma sono io che mi sono mosso nel farla. Ne ho provate altre che poi metterò anche sul sito quando andrò a fare l'articolo perché ora lo salvate sul PC, ma devo dire che vengono davvero molto molto bene. Bene, allora direi di andare a vedere anche le email, già che ci siamo. Questa è una mail. Accendo la luce, scusatemi. Ok, allora, perfetto, ora forse ci vediamo anche troppo. Ok, quindi dicevo, andiamo a vedere le mail vengono lette benissimo, vabbè non abbiamo la possibilità di fare lo zoom all'indietro massimo, ma direi che non ce ne preoccupiamo più di tanto, è il classico problema di Android, però le mail funzionano benissimo, nessun tipo di problema e ci permette sia scrivere che ricevere le mail tranquillamente.
Bene, una volta detto anche questo, farei alcune ultime considerazioni. La prima è far vedere se il telefono legge chiavette. Vi posso già anticipare che non le legge, visto che attacco questa chiavetta, ma come vedete la lucettina che è su questa chiavetta è qui, non si va ad illuminare né succede nulla sul telefono. Lo schermo Full HD di questo dispositivo è davvero di livello, mi piace, molto carino, specie quando si va su internet ci permette di apprezzare al meglio internet. E già che ci siamo qui, vi volevo far vedere le opzioni sulla memoria. E quindi spazio totale 3,94 GB, l'archivio interno e poi memoria del telefono 32 GB e poi anche la SD che io però in questo caso non ho appunto montato. Quindi poi le classiche opzioni, ve lo fa vedere semplicemente la versione di Android che è la 4.2.1 su questo dispositivo che però sicuramente verrà aggiornata come da solito da THL. Bene, una volta detto questo volevo farvi andare a vedere un pochino come funziona Asphalt. Quindi proviamo anche un gioco, così possiamo andare ad apprezzare lo schermo che è davvero di livello, lo dico con estrema sincerità, lo schermo è davvero splendido, ci permette di godere al meglio dei dettagli, l'abbiamo visto nelle foto e nel video, ma è davvero splendido lo schermo e ottimo anche quando si va a giocare ad Asphalt, è davvero ottimo. Eccolo qui, Asphalt, non abbiamo alcun tipo di problema nel caricare, nel giocare ad Asphalt, uno dei giochi più pesanti, forse trovabili sul market, e sicuramente uno di quelli. Andiamo a fare continuo, andiamo a fare gara, vi alzo anche il volume al massimo, vi faccio sentire il volume, che continua a essere non altissimo. Però ecco che siamo partiti. Allora, cosa dire quando andiamo a giocare all'Asphalt? Allora, durante il caricamento e la prova del gioco, sinceramente non si notano particolari problemi, il gioco parte tutto, però quando vado a giocare, non so se riesco a farvelo vedere dallo schermo e dalla videocamera, il gioco mi sembra come se il telefono non riuscisse a stare dietro, non so se riesco a spiegarmi, cioè si nota un lieve rallentamento quando si va a giocare. Nulla di preoccupante, nulla di trascendentale, però il gioco magari non è così fluido, forse, ma ci permette comunque di giocare e devo dire che è davvero bello, soprattutto lo schermo. Infatti è lo schermo che mi dà quella gioia di giocare e di andare appunto a magari a guardare video o foto su questo telefono, dato che secondo me lo schermo è davvero il punto di forza di questo telefono. Quindi adesso andrei a vedere giusto qualcosina e per fare questo tolgo un attimo il telefono dalla camera perché devo andare su Dropbox e quindi devo andare ad inserire la mia password, quindi scusatemi se ora tolgo il telefono. Nel frattempo però non vi lascio così, ma parlerei di autonomia. Allora, devo dire che l'autonomia di questo telefono, nonostante sia un quad core, nonostante abbia al suo interno un dual SIM, quindi doppia antenna, eccetera, devo dire che il telefono non ha problemi particolari di autonomia. Riusciamo ad arrivare in genere con un uso medio, intenso, quindi un po' di internet, un po' di chiamate, di messaggi e quant'altro fino a sera. E quindi devo dire che non ci dà problemi da questo punto di vista. Certo, non vi aspettate un telefono che abbia un'autonomia eccellente, però il fatto di avere due telefoni, due batterie per questo telefono ci permette anche di poterla cambiare quando vogliamo. Quindi buona questa scelta di THL di inserire una seconda batteria, io la ritengo molto utile e quindi stiamo davvero
su buoni livelli anche dal punto di vista di cambiare l'autonomia. Infatti la confezione di questo THL è davvero ricchissima. Bene, già che siamo qui, allora volevo farvi apprezzare, come si vede, un video 1080p su questo schermo fantastico. Ecco, si è verificato un problema di connessione. Praticamente credo che sia il solito problema che il wifi qui non prende tantissimo. Niente, ragazzi, purtroppo non riesco a farvi vedere questo video. Vediamo se posso far vedere qualcun altro. No, non capisco quale sia il problema. Proviamo a fare salva. Vediamo se è un problema di internet. No, mi sembra che. Vabbè, aspettiamo che finisca questo. Nel frattempo vi faccio vedere le foto, così facciamo il contrario. E alla fine penso che. Ecco, allora, questa foto io ve la farò vedere perché è praticamente uno sfondo bianco su scritta nera, e devo dire che il bianco risulta essere, vabbè, sì, magari non un bianchissimo puro, ma buono, è un buon contrasto, come io avevo già fatto vedere per quanto riguarda il browser prima. Si legge molto bene questo schermo, la definizione è davvero importante, e anche quando non siamo proprio vicini allo schermo riusciamo ad avere, quindi non siamo proprio vicini con gli occhi sullo schermo, riusciamo comunque ad avere sempre una buona capacità di lettura. Ecco, questi sono come vengono visti i colori, e questa palette di colori devo dire che è davvero visualizzata in modo egregio. Lo dico con molta sincerità, lo schermo di questo dispositivo mi ha subito colpito. Questo invece è uno sfondo nero con scritta bianca. Purtroppo qui ci sono i riflessi, visto che ho dovuto accendere la luce, che il tempo purtroppo si è messo brutto e si è coperto di un punto, da un momento all'altro. E posso dirvi però che il nero è un buon nero e c'è un buon contrasto con la scritta bianca. Bene, quindi visto questo, ve lo farò vedere anche qualche altra fotina colorata, se magari ho qualche foto di paesaggio. Ecco, per esempio, ottimo, proprio questa. Facciamo anche lo zoom. Ecco, questo è come viene vista questa foto. Direi che niente, ragazzi, lo schermo è fantastico, mi piace tanto e funziona davvero bene. Nulla da dire sullo schermo, veramente, veramente di ottimo livello, veramente di ottimo livello. E niente, per quanto riguarda il video, siamo praticamente arrivati. Allora, vediamo se riusciamo a farmi sentire una canzone. Ok, per questa deve scaricare. E allora, nel frattempo, vi faccio vedere l'ultima foto. Forse questa non l'avevo aperta, vediamo un po'. Esatto, vabbè, questa è la foto di un paesaggio, giusto per farvi rendere ancora conto di come vengono viste le foto. Anche in questa nulla da dire, lo schermo è ottimo, quindi buono questo schermo da parte di THL. Bene, direi allora che i due file sono quasi arrivati, perciò nel frattempo che arrivano. Ah, ok, la installazione è già arrivata, quindi ve la faccio sentire. Quindi, come dicevo prima, un audio non altissimo, non distorce sicuramente, però non è un audio di così grande livello. Però per un telefono direi che basta anche questo tranquillamente. Bene, per quanto riguarda il 1080p, lo andrei a vedere adesso, eccolo qui. Bene, ok.
Bene ragazzi, allora direi che è stata una recensione davvero abbastanza lunga di questo telefono, ma ne aveva davvero bisogno, visto che è un telefono molto interessante. Allora, cosa dire di questo telefono? Innanzitutto volevo Grosso Shop per averci dato la possibilità di testare questo telefono e vi dico anche che il costo dai nostri amici di Grosso Shop è di 269 euro per questo dispositivo, quindi un costo davvero molto accessibile per un telefono direi con tante 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 qualità. La prima qualità su tutti è lo schermo. Lo schermo è davvero di livello fantastico, eccezionale, mi è piaciuto subito, un Full HD di livello, di ottimo livello e per un telefono che ha questo prezzo direi un lusso. Per quanto riguarda il resto, devo dire che il telefono ha un buon grip, una buona impugnatura. I materiali, ok, sì, sono plastici, questi non lo metto in dubbio, ma buona questa cromatura di questa in questa zona che ci dà un tocco anche di eleganza al dispositivo. Sicuramente magari ricorderà qualche dispositivo più famoso, ma ci sono alcune differenze, questo non lo metto in dubbio, magari faremo un versus quando avrò un pochino di tempo. Che cosa dire per il resto? Buonissima fotocamera, buonissima funzione su internet, buone mail, il GPS è un po' così così, ma quando si può utilizzare internet funziona bene con Google Maps e la ricezione è più che buona. Il wifi quasi quasi siamo a livelli di altri dispositivi, poco sotto, e l'autonomia abbiamo detto davvero davvero buona, ci permette di coprire la classica giornata come ormai quasi tutti i dispositivi, però questo essendo un quad con un dual SIM avevo qualche dubbio, invece devo dire che è risultato essere particolarmente buono da quel punto di vista. Per quanto riguarda i giochi, Asphalt forse fa leggermente fatica, alle volte in alcuni punti ci sono dei lievissimi lievissimi rallentamenti, ma nulla di particolare. Bene, mi sembra di aver detto tutto ragazzi, quindi un ottimo dispositivo a un prezzo davvero eccezionale, direi che a questo prezzo 269 già spedito a casa vostra dall'Italia, nessun problema degli amici di Grosso Shop, direi che è un prezzo introvabile, direi che nessuno può nessuna azienda fa un prodotto del genere con uno schermo Full HD, quad-core e quant'altro con questo prezzo, quindi complimenti alla THL, il telefono mi è piaciuto particolarmente, grazie a Grosso Shop per avercelo mandato e ringrazio tutti gli amici di Android Blog, come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao!